Domani è il secondo anniversario dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Zelensky annuncia una nuova controffensiva varato dall'Unione Europea e il 13° pacchetto di misure restrittive nei confronti del regime di Putin. Almeno 9 morti e un disperso nel terribile incendio che ha distrutto 2 condomini a Valencia in Spagna. I cadaveri sono stati localizzati dai soccorritori tra le macerie. 3 giorni di lutto in tutta la comunità valenciana. Uno studente di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un tir a Bussana, frazione di Sanremo. Il ragazzo era in compagnia della sorella di 15 anni, ricoverata in gravi condizioni. L'autista del tir che era scappato è stato poi rintracciato e arrestato dalla polizia. Ha svolto il suo servizio da Croce Rossina in Italia in tante missioni all'estero. Franca Caporali, ultra ottantenne, ha ricevuto il più alto riconoscimento infermieristico internazionale. Nel 97 fu rapita nel Kosovo da terroristi albanesi ed ora ha dichiarato di essere pronta a partire per la Palestina. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. Secondo anniversario, domani dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Unione Europea e Stati Uniti si stringono attorno a Kiev mentre Zelensky annuncia una nuova controffensiva. Ci riferisce Pierluigi Vito. Tornerà domani a Kiev Ursula von der Leyen. Sarà il modo per far sentire il sostegno della UE all'Ucraina nel giorno del secondo anniversario dell'aggressione russa. Come pura intenzione del G7. Per le ore 16, sempre di domani, si terrà il primo incontro convocato dalla presidenza di turno italiana. Sarà una videoconferenza a cui parteciperà anche Volodymyr Zelensky, che molto probabilmente rilancerà l'accorato appello per ottenere sostegno concreto, in particolare dagli USA, dove sono bloccati dal Congresso i 60 miliardi di dollari promessi dalla Casa Bianca e accordati dal Senato. Will Ukrainians survive? Gli ucraini sopravvivranno senza il sostegno del Congresso? Certo, ma non tutti noi, ha detto Zelensky a Fox News. Sarà una tragedia per tutti, non solo per l'Ucraina, per tutta l'Europa. E vedrete che Putin non si fermerà mai. Il presidente americano Biden spalleggia il suo alleato. Se Putin non paga il prezzo della morte e della distruzione che sta provocando, andrà avanti, ha affermato annunciando nuove sanzioni contro Mosca. Anche l'Unione Europea ha varato il 13° pacchetto di restrizioni economiche e congelamenti di beni di oltre 100 persone implicate nell'apparato bellico russo, che intanto ha consolidato le proprie posizioni sul terreno. Le forze armate di Kiev devono fare i conti con una controffensiva che si è arenata, con le munizioni, specie dell'artiglieria pesante, che cominciano a scarseggiare e con truppe stremate che da mesi non hanno turnazioni al fronte. Difficile immaginare uno scenario di pace, che quando arriverà sarà comunque pagata a caro prezzo. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, all'Ucraina serviranno almeno 486 miliardi di dollari per la ricostruzione. Ci spostiamo in Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha presentato il suo piano sulla gestione di Gaza dopo la guerra. Intanto si sposta a Parigi la trattativa per la liberazione degli ostaggi. Sentiamo Federico Plotti. È a Parigi che in queste ore si concentra la trattativa per un possibile cessate il fuoco a Gaza e soprattutto per la liberazione degli ostaggi ancora trattenuti nella striscia. Nella capitale francese confronto serrato tra i capi della CIA americana e del Mossad israeliano, insieme per stabilire una roadmap fattibile e credibile anche per Hamas, che comunque sembra aver ammorbidito le sue posizioni, dimostrandosi, dopo i colloqui del Cairo dei giorni scorsi, più disponibile al confronto diplomatico. Sembra che la via del negoziato non rappresenti più un tabù insormontabile e secondo l'autorevole quotidiano statunitense Wall Street Journal i leaders dei miliziani palestinesi sarebbero già pronti a liberare una buona parte delle persone sequestrate il 7 ottobre scorso in cambio però del rilascio dalle carceri israeliane di almeno 3.000 detenuti. E allo stato attuale la leva degli ostaggi resta la vera e unica arma in mano ad Hamas per contrastare Israele che continua a tirare dritto attaccando anche da terra, soprattutto il sud della striscia. Oggi raid ancora una volta a Rafah, morti e feriti anche a Jabalia, nel nord della striscia. Intanto è già polemica, dopo il documento presentato al gabinetto di sicurezza di Tel Aviv dal premier israeliano Netanyahu, che per la prima volta formalmente traccia le linee per la gestione di Gaza dopo la guerra. Primo obiettivo, installare funzionari locali, ma ovviamente non legati al terrorismo, per amministrare la striscia al posto di Hamas. Gli Stati Uniti
Uniti si oppongono fortemente a un'occupazione post bellica di Israele nella striscia, ha detto oggi il segretario di Stato americano Blinken, in attesa di esaminare il piano di Netanyahu. Morti e feriti nello spaventoso incendio che ha devastato due grattacieli a Valencia, in Spagna. Sul luogo del disastro è giunto il premier iberico Pedro Sanchez. Il servizio di Barbara Masulli, vediamo. Nel quartiere Campanar di Valencia è rimasto l'odore di bruciato e uno scheletro incandescente. I due grattacieli, dove vivevano circa 350 persone, non esistono più dopo l'incendio scoppiato ieri pomeriggio per cause ancora da accertare. Non escluso che la rapida propagazione delle fiamme sia stata favorita dal materiale che potrebbe essere stato utilizzato per costruire le facciate degli edifici, il poliuretano altamente infiammabile. In seguito al rogo che nel 2017 devastò la Grenfell Tower di Londra, il prodotto è stato vietato in molti paesi ma non in Spagna. Sarà l'inchiesta della procura a confermare o meno questa ipotesi e a individuare le responsabilità. Per la gestione dell'emergenza sono state impiegate 20 squadre di vigili del fuoco ancora al lavoro per cercare i dispersi. 15 i feriti, 10 le vittime accertate, di queste 4 appartengono alla stessa famiglia. Si tratta di una giovane coppia con due figli, uno appena nato e uno di 3 anni. Centinaia di persone sono rimaste senza casa, decine di cittadini allora si sono messi in fila per donare abiti, cibo, medicine, prodotti per l'igiene personale. Ho portato farmaci, dolci per i bambini, non riesco a smettere di pensare a chi adesso è senza casa. Non conosco nessuno che abitava qui, ma mi si spezza il cuore, dice Natalia. Il premier spagnolo Pedro Sanchez, sul luogo del disastro, ha espresso solidarietà alle famiglie e ha dichiarato che la priorità è la ricerca delle vittime e senza dubbio salvaguardare la sicurezza dei servitori pubblici. Anche Papa Francesco ha assicurato la sua vicinanza spirituale al popolo valenziano. In Italia, con la pagina politica, più di 1.300 delegati al congresso di Forza Italia, il primo senza Berlusconi. Oggi intanto chiusura della campagna elettorale per le regionali in Sardegna. Sentiamo Augusto Cantelmi. I miei governi hanno sempre operato per la pace. Il primo congresso senza Berlusconi e l'assenza del Cavaliere si sente sulle spalle di Antonio Tajani il peso della storia di un intero partito. Ti senti un po' come un giocatore della squadra di Maradona che deve fare la finale di Champions, però Maradona non c'è più. Al centro, congressi dell'Euro, più di 1.300 delegati da tutta Italia, oltre gli esponenti azzurri. Presenti anche le delegazioni dei partiti di maggioranza e il presidente del Partito Popolare Europeo, Weber. Assente e giustificata la Premier Meloni in missione all'estero, domani dovrebbe essere con altri leader a Kiev per i 2 anni dall'inizio della guerra. E nel suo intervento da Tajani parole dure contro la Russia di Putin. Intanto, ultima giornata di campagna elettorale in Sardegna. Domenica il voto, urne aperte dalle 6.30 alle 22. Il centrodestra unito a sostegno del candidato Paolo Truzzu, Partito Democratico 5 Stelle per Alessandra Todde, mentre Renato Soru corre con una sua lista, così come la quarta candidata Lucia Chessa. Insulti e volgarità distorcono il confronto politico. Il presidente Mattarella esprime solidarietà a Giorgia Meloni dopo che ieri a Roma un manichino con le sembianze della Premier era stato bruciato durante la commemorazione del militante di sinistra Valerio Verbano, ucciso nel 1980. Hanno suscitato forti polemiche le immagini degli scontri tra polizia e manifestanti a Firenze e Pisa nel corso dei cortei pro-Palestina. Nel capoluogo toscano gli agenti sono intervenuti quando i dimostranti hanno tentato di raggiungere il consolato americano sul Lungarno. A Pisa invece i poliziotti hanno caricato gli studenti che cercavano di arrivare in Piazza dei Cavalieri, sede dell'università, oltrepassando lo sbarramento. Si allenta la stretta del codice della strada su neopatentati e guida con il cellulare. Intanto questa mattina un 17enne è morto investito da un tir. Tutti i dettagli da Alessio Orlandi.
Non poteva passare su via Frantoi Canai, il camionista romeno che questa mattina a Bussana, una frazione di Sanremo, alla guida di un tir ha schiacciato e ucciso Motadi, 17 anni, nato a Imperia da genitori tunisini. All'entrata della rampa infatti c'è un cartello che vieta il transito ai veicoli di lunghezza superiore ai 10 metri. In condizioni gravissime la sorella quindicenne del ragazzino, anche lei travolta dal camion, è ricoverata in ospedale dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa dei numerosi traumi. L'incidente intorno alle 7.30 lungo una bretella sprovvista di marciapiede che due studenti stavano percorrendo per andare a scuola. Il camion li ha travolti e schiacciati contro il muro e si è dileguato. Poco dopo l'autista è stato rintracciato e arrestato con l'accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose. Non si sarebbe accorto di nulla, ha detto agli agenti municipali. Tutta la chiesa di Ventimiglia Sanremo si è unita con la preghiera, il dolore e la solidarietà alla famiglia dei due ragazzini. Intanto, mentre non si ferma la scia di sangue, un emendamento alla riforma del codice della strada approvato in commissione trasporti alla Camera allenta la stretta per i neopatentati, lasciando loro la possibilità, anche nei primi tre anni, di guidare auto più potenti fino a un massimo di 105 kW per tonnellata. Per chi invece usa il cellulare al volante, multa da un minimo di 250 a un massimo di 1000 euro e patente sospesa. Questa sanzione del ritiro della patente riguarderà solo coloro che hanno meno di 20 punti della patente nel loro curriculum. Ciò significherà che saranno solo 818.000 i patentati che rischieranno il ritiro della patente per 7 giorni, mentre invece il totale dei patentati è di circa 36-37 milioni. Una famiglia italiana su due trova difficoltà a raggiungere il pronto soccorso. Le situazioni più critiche sono al sud, peggior regione, la Campania. Sentiamo Luigi Ferraiuolo. Il soccorso non è più pronto nel nostro paese. Una famiglia italiana su due ha difficoltà a raggiungere il pronto soccorso ospedaliero, un dato in aumento rispetto allo scorso anno. La notizia viene fuori dal report sui servizi di pubblica utilità dell'Istat. Le percentuali più elevate si evidenziano al sud e nelle isole, in particolare in Campania e Calabria. Ma non è solo il pronto soccorso a impensierire, anche farmacie e supermercati. È un'Italia difficile quella che emerge dal rapporto Istat. Il report prende in esame anche Anagrafe e Poste, ma sono i servizi per il diritto alla salute a preoccupare maggiormente. Oltre ai problemi per raggiungere le postazioni ospedaliere, infatti, ci sono le file d'attesa per i servizi sanitari. Metà degli italiani lamenta code agli sportelli delle ASL superiori ai 20 minuti, un dato che raggiunge i due terzi della popolazione nelle isole. C'è poi quello delle farmacie, il picco si raggiunge in Valle d'Aosta, dove un quarto della popolazione si lamenta. Ma molte difficoltà si registrano anche in Campania e Calabria. Una croce rossina ultra ottantenne ha ricevuto il più alto riconoscimento infermieristico internazionale. Si chiama Franca Caporali e ha trascorso la sua vita donando il suo tempo agli altri, sia in Italia che all'estero. Ce ne parla Beatrice Bossi. Sulla medaglia a forma di mandorla c'è il ritratto di Florence Nightingale, inglese, prima infermiera al mondo, considerata fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna, è diventata simbolo della massima onorificenza della Croce Rossa Internazionale. A riceverla oggi è stata sorella Franca Caporali, classe 1937, toscana, minuta, con una forza da leone. Da 65 anni indossa l'uniforme della Croce Rossa come seconda pelle. Il simbolo di questo impegno oggi è il volto di sorella Franca Caporali. Ha dedicato la vita agli altri, in Italia e all'estero. Somalia, Congo, Mozambico, Iraq, Bosnia e Albania sono solo alcune delle missioni internazionali a cui ha partecipato. In Kosovo nel 97 fu anche rapita, presa in ostaggio dai terroristi albanesi prima di essere liberata dall'aeronautica militare italiana, visse ore drammatiche. Ma non bastò a fermare la sua ironia e il suo altruismo. Niente, a un certo punto l'unico problema mio era che avevo queste scarpe e ho detto ora dove scappo? Fine, uno si è scocciato, mi ha messo il Kalashnikov qui dietro, qui. Ancora se, guardate, lo dico ora, ma sono stata 20 anni che non ho detto niente. E allora sono venuti i marò del San Marco con gli elicotteri e le persone col viso tutto scuro. Ho detto, tiè, sono arrivati anche in Italia gli africani, nell'esercito italiano gli africani. Invece erano tutti tirti di nero perché... L'Ufficio Diocesano di Roma per la Pastorale Carceraria e la Caritas offrono una proposta di speranza a coloro che hanno commesso gravi reati e alle loro vittime. Oggi l'incontro tra Agnese Moro e Adriana Faranda. Il servizio di Leonardo Possati.
Una è la figlia del segretario della DC rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978 e ucciso dopo 55 giorni di prigionia. L'altra è un ex brigatista che prese parte a quel comando. Da anni queste due donne si parlano, si confrontano, ascoltano l'una il dolore dell'altra. E quel passato non passa mai. Quel passato non è mai un ricordo, non è mai una memoria, non è mai qualcosa che sta dietro di te. Per me, cioè, si è creato dentro un senso di dire: ma io devo fare qualcosa, basta, basta, non posso andare avanti così. Agnese e Adriana, due storie agli antipodi che hanno consapevolmente deciso di avvicinarsi, di parlarsi. Ed è una svolta di incredibile importanza, per me almeno lo è stato, e sono grata immensamente a Agnese e a tutti gli altri che hanno avuto il coraggio, la tenacia e l'amore per fare questa strada così difficile, soprattutto per loro. La loro storia, fatta di dolore e odio, rinasce per dare nuovi frutti. Se ci fermiamo un attimo, l'altro non può essere trasformato in un nemico assoluto, che l'altro, al di là del suo male compiuto, può lasciare che emerga la sua dignità di persona. Un musical che ripercorre la storia della piccola Bernadette e del culto alla Vergine di Lourdes. Dopo il grande successo riscosso in Francia, si prepara ad arrivare per la prima volta anche in Italia in occasione del Giubileo 2025, lo spettacolo Bernadette de Lourdes, in programma il 16 gennaio del prossimo anno all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Il musical arriva da noi grazie alla produttrice italiana Fatima Lucarini, con l'adattamento del paroliere e musicista Vincenzo Incenzo. Nel 22 artisti a interpretare Bernadette sarà Gaia Di Fusco, originaria della provincia di Caserta. Andiamo ora a Gerusalemme per ripercorrere una via crucis a cui hanno partecipato oltre 1000 bambini per invocare la pace. La corrispondente Alessandra Buzzetti. Città Vecchia di Gerusalemme, chiesa della flagellazione. La Via Crucis per la Pace, promossa dalla Custodia di Terra Santa, di più di 1000 bambini e adolescenti cristiani, di 12 scuole, cattoliche, armene e anglicane, inizia accanto al crocifisso sfregiato l'anno scorso da un ebreo estremista, divenuto simbolo della sofferenza di Gesù, in Terra Santa e nel mondo intero. Ciascuno indossa una sciarpa bianca per invocare la pace a 4 mesi dall'inizio di una guerra in cui sono già morti anche migliaia di piccoli innocenti. Hanno pregato per i loro fratelli che sono a Gaza, che muoiono dalla fame, dalla sete, dal freddo, e tantissimi sono feriti, non hanno la possibilità di essere curati. Ad ogni stazione, al termine della lettura del Vangelo e della preghiera, due bambini liberano due colombe bianche, segno visibile del desiderio di pace e di libertà, non solo dei più piccoli. La Via Crucis si conclude nella chiesa francescana di San Salvatore con la preghiera semplice di San Francesco d'Assisi e una breve meditazione del custode di Terra Santa. Vediamo che tantissimi bambini sono rimasti scioccati nel vedere anche le scene della guerra a Gaza, e pregare diventa uno strumento non solo di conforto interiore, ma diventa anche uno strumento per sensibilizzare una maggiore vicinanza. Ora al Museo del Risparmio di Torino a visitare una sala interattiva con Raffaella Frullone. Trovarsi all'improvviso su un treno d'epoca, a bordo di un sidecar che sfreccia tra i campi di lavanda della Provenza o su una nave attraccata al porto di Anversa, senza spostarsi da Torino. Succede al Museo del Risparmio di Banca Intesa, dove è stata inaugurata la nuova sala interattiva Ammirare, in cui si spiegano con l'arte e l'intelligenza artificiale i principi dell'economia, dalla nascita delle banche all'evoluzione dei mercati finanziari fino all'origine della società consumistica, interagendo con gli elementi delle opere d'arte animate, curiosando tra le pieghe del tempo, i visitatori possono avvicinarsi a concetti economici talvolta percepiti come complessi, come la contabilità o le crisi finanziarie.
L'effetto finale è stato forse al di là delle nostre attese, perché non è solo immersivo, c'è un elemento di bellezza che viene fuori in tutto il percorso che viene offerto al visitatore, un percorso che attraversa tempi, attraversa stili pittorici e attraversa geografie. Nel museo, nato nel 2012 e ad ingresso gratuito fino a domenica, ci sono a disposizione due postazioni di realtà virtuale all'interno della nuova sala per offrire una visione interattiva grazie a visori di ultima generazione. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi segnalo alle 20:55 il film Zona d'ombra. Vi auguro una buona visione e una gradevole serata. Arrivederci.